E siamo con Lucia Bertolotto, difensore patrimoniale di BB Tutela. Benvenuta. Buongiorno a tutti voi. Come mai questa intensità di notifica di atti? Allora, il 30 giugno era il termine per presentare la domanda di rottamazione quater. Tutti i contribuenti che non l'hanno presentata si trovano ora bersagliati da Agenzia delle Entrate e Riscossione. Quali sono questi atti aggressivi? Arrivano delle buste verdi dove possono contenere diversi atti principali. Il primo è l'intimazione di pagamento, cioè un elenco delle cartelle con la richiesta di saldare il totale in 5 giorni dal ricevimento. Se questo non avviene, la prossima raccomandata potrebbe contenere il pignoramento presso terzi. Se presso una banca ti bloccano il conto, quindi congelano le somme. Il saldo entro 60 giorni devono corrispondere all'ex Equitalia se non si agisce. Può essere fatto presso il datore di lavoro o l'INPS e si ha un pignoramento dello stipendio o della pensione o di una fattura per intero se si ha una partita IVA. C'è il preavviso di fermo amministrativo o direttamente la comunicazione del fermo sui veicoli, anche se strumentali. Attenzione perché se il veicolo ha un fermo non può essere utilizzato sul suolo pubblico. Preavviso di iscrizione ipotecaria o direttamente la comunicazione di iscrizione ipotecaria su terreni o immobili, anche se in comproprietà con altri soggetti. Attenzione perché se l'immobile non è prima casa può essere messo all'asta. Come si possono gestire questi atti? Ovviamente il primo modo è pagare, ma spesso sono somme elevate ed è meglio valutare se sono anche dovute. La scelta migliore è far analizzare l'atto che ci arriva e il debito complessivo. Spesso quello indicato nell'atto è solo una parte. Per valutare la miglior strategia e bloccare, annullando queste aggressioni, tutelare il patrimonio familiare e aziendale, occorre rivolgersi a un professionista. Quale opportunità c'è invece per tutti gli agricoltori? Allora, da quest'anno per tutti gli agricoltori c'è l'opportunità di cedere i diritti di superficie dei campi solo se sono coltivati, con il vincolo di mantenere le coltivazioni per avere un'entrata in più e provvedere a muoversi verso un'agricoltura sostenibile. Per una preanalisi gratuita potete contattarmi e inviarmi una vostra visura camerale e il fascicolo aziendale. Come contattarvi per avere altre informazioni? Puoi chiamarci o scrivere direttamente dal sito www.bbtutela.it compilando il form. E noi ringraziamo Lucia Bertolotto, difensore patrimoniale di BB Tutela. Grazie e buon lavoro, alla prossima. Grazie a tutti voi, attenzione, ritirate le raccomandate.